Quindi anche queste gare serviranno da sprono per superare questa crisi. Bravo Mario! Applausi anche a Mario! Grazie mille! Di questo primo mini slalom città di Torano. Vorrei vicino a me, qui alla premiazione, in veste di promoter di questo slalom di Torano, ma anche in veste dell'amministrazione comunale di Torano Castello, che ci ha ospitato in questa stupenda cittadina nonostante le restrizioni Covid, prendendosi le responsabilità dovute al periodo. Un grosso applauso a Mariolino Fava. Io cedo subito la parola a Mario e voglio omaggiare l'amministrazione comunale che rappresenta e lui come promoter di tutta questa manifestazione che spero abbiamo portato avanti nel migliore dei modi, visto il periodo che non è proprio bellissimo. Stiamo andando avanti con tanta forza, ce l'abbiamo fatta soprattutto grazie a Mariolino, alla volontà e alla forza che ha voluto fortemente questo evento e ci siamo riusciti. Grazie Mario, la parola a te. Allora, ringraziamenti ce ne sono tanti da fare. Innanzitutto i piloti, che vi siete comportati egregiamente rispettando tutte le normative dell'anti-Covid, poi l'amministrazione comunale, l'organizzazione che mi ha dato la possibilità di fare questa manifestazione con i ragazzi di Altomonte che sono stati superlativi, il dottor Minasi, che è una persona veramente che tiene a questo sport e lo fa veramente col cuore, tutti i piloti che sono venuti da fuori provincia, da fuori regione. Guardate, ringraziamenti ce ne sono tanti, ma tanti, 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 gli sponsor che ci hanno sostenuto, i ragazzi dell'associazione che è sul nascere della protezione civile, i signori che si sono dedicati grazie a me per quanto riguarda i trofei da dedicare ai genitori scomparsi che hanno dedicato tantissimo a questo sport, tra cui il signor Basile, mio zio, il signor Chiodo Franco che c'è presente qui, c'è presente il figlio Ernesto. Ringraziamenti ce ne sarebbero tanti da fare. Niente, queste manifestazioni sono manifestazioni che non servono per chi come me lo fa per passione, ma servono pure per passare una giornata diversa, per farci dimenticare tutte queste problematiche di questo periodo, e servono pure a mettere in sicurezza le strade.
perché la provincia, nonostante i problemi che c'ha, problemi di qui, ci ha reso tantissimo sulla strada, ci ha reso possibile queste manifestazioni, c'è stato un impegno e i sacrifici sono stati tanti, la stanchezza c'è pure. Io dico soltanto una cosa, che a Sartano dissi 3 anni fa, dopo la ripresa di uno slalom, dopo 27 anni, che raddoppiavo. Vi dico di più, che se la fortuna mi assiste, e mi assistete pure voi, e mi aiutate, perché io dico sempre che aiutatemi ad aiutarvi, perché vi farò divertire, vi porterò su questa strada, se Dio vuole, la cronoscalata, quindi triplicherò. E questa è una promessa che faccio e la porterò pure a compimento. Grazie di tutto, buon rientro a tutti e grazie, siete stati superlativi. Grazie ragazzi. Grazie a te, chiaramente resta nei paraggi perché ti facciamo lavorare un poco a darci una mano nella premiazione. E io vado subito ad assegnare i primi 2 trofei. Il primo trofeo è proprio quello di tuo zio, quindi viene a consegnarlo il nipote, dov'è? Sta arrivando? Memoria Raffaele Fava. E lo consegni al pilota della famiglia Fava in gara, Ivan. Sul podio. Sono congiunti e si possono abbracciare, quindi siamo nel pieno rispetto della normativa Covid.